Guarda fino alla fine perché ho registrato i tutorial di questo make-up, come applico la mia coda finta e soprattutto come sgonfio il mio viso con semplici massaggi. Io voglio sapere cosa ne pensate nei commenti, se questa trasformazione vi è piaciuta e soprattutto se lo proverete. Ho iniziato già a tirare su tutti i capelli, ho creato una treccia, l'ho girata su se stessa e incastrata con le forcine. Perché adesso andremo ad applicare come prima cosa la fantastica coda finta. Se vi interessa sapere dove l'ho acquistata, scrivetemelo nei commenti, vi darò tutte le informazioni. Eccola qui. Quindi inseriremo all'interno questa pallina di treccia e poi incastriamo il tutto. Pallina di treccia. Forse è troppo alta? Se è troppo alta mi tocca di farlo e non mi va proprio. Cosa faccio prima di un make-up? La crema che uso è questa qui. Adesso andiamo a sgonfiare e a liftare alcune zone, che adesso vedrete come cambia la mia pelle. Allora, solitamente tendo a tirare queste due zone. Andiamo a picchiettare. E più adesso insieme. Leggermente stendiamo un pochino un po' di crema, andiamo verso l'esterno, stessa cosa dall'alto. Come faccio a togliere il doppio mento? Ti servirà solo questo. Mettiamo le dita in questo modo e andiamo a tirare. Tutto verso l'alto. Si parte dal collo, facciamo delle piccole pressioni e poi andiamo a massaggiare verso il basso. Per sgonfiare gli occhi agiamo di polpastrelli, andiamo a fare delle piccole pressioni, poi portiamo verso l'alto, verso il sopracciglio e facciamo altre piccole pressioni. Stessa cosa facciamo verso il basso, quindi facciamo una leggera pressione, stendiamo verso l'esterno e lo rifacciamo. Infine trattiamo la fronte, quindi premiamo sempre leggermente con i polpastrelli e portiamo verso l'alto. Tendiamo a massaggiare verso l'alto. Come possiamo notare adesso ho già un viso un po' più riposato, oltre che super lucido, effetto lampadina, come lo chiamo io, è pazzesco. Vi assicuro che non è per niente oleoso, ma viene assorbito bene dalla pelle. Ragazzi, è arrivato il momento di truccarci insieme. Sto per svelare un piccolo segreto in realtà. Per chi mi segue, non sono una make-up artist, quindi perdonatemi se vedete questo video. Questo è un fototinta, ma io lo uso come correttore. E io mi trovo molto molto bene portando il correttore, cioè il fondo qui sotto, come cambia il mio occhio. Mi dà vita, mi dà una bella differenza. Ok, perfetto. Un applauso a Wycon. Anche perché non acquisto mai da loro, ma devo dire, questa volta hai vinto tutta la mia stima. Bravo. Questa volta veramente è un correttore. Io uso questi qua, che però sono colori già un po' più caldi. Con i primi mi sono trovata bene sulle, vedete come ha dato il suo. Quella che non può assolutamente mancare in un make up, quindi parliamo del contouring, perché ti aiuta ovviamente a valorizzare il tuo viso o magari a migliorare quei piccoli difettucci che uno ha. Io parto da una colorazione più chiara e andrò a fare il mio dolce nasino. Sembra la lineetta qui che andrò a sfumare per ricreare il nasino con effetto un po' più all'insù. Per creare un make up come si deve, la base completa è fondamentale per garantire un'ottima, soprattutto diciamo, sfumatura
e non creare macchie o strati abbastanza evidenti. Adesso passiamo al blush e vediamo un po' quale usare, perché sono molto molto indecisa. Ho Gletto, un grottugna tra virgolette, gelatinato molto molto bello, magari questo forse lo uso come seconda sfumatura. E poi ho voglia di usare quest'altro super delicato, è proprio indecisa di usare in labbra, che è un po' più scuro. Io penso di essere rimasta un po' indietro con diciamo le abitudini di come si faceva un make up, ma quando ho smesso non mi sono più centrata nelle nuove tra virgolette tecniche di come si sfuma, di come si fa. Certo, intanto escono video, li vedo, ma non li testo mai, e prima o poi li testeremo insieme, anche perché adoro truccarmi, ma fino adesso ho smesso per mancanza di tempo e voglia, ma adesso voglio farlo con voi, così ci divertiamo anche un po' di più. Wow! Siamo già due cose di Wycon, pazzesco, e però penso che forse all'interno sia rimasto poco prodotto, molto molto leggero. Farò delle lineette avanti perché mi piace che sia più lungo, però senza esagerare, quindi l'ho sfumato un pochino. Giusto questa piccola questo piccolo tocco, anche perché ho il microblading e quindi è inutile andarci a lavorare. Diciamo che quando è microblading e ciglia, ti alzi la mattina, sei pronta, vai al lavoro ed è fatta. Sono un amante delle sopracciglia, dato che le ho veramente poco folti. Infatti a scuola mi dicevano sempre: vabbè, ma tu te le sbagli, togliete, le togli tutte. No. Proprio per questo motivo poi ho fatto dei vari corsi, sono veramente super accanita nella precisione di creare la sopracciglia. Pensate, a scuola, quando facevo alberghiero, 5 anni della mia vita buttati così, vi posso dire che facevo le sopracciglia a tutti i professori, professoresse e alunni, soprattutto i maschi, cioè gli davo una forma spettacolare. Prima o poi farò il corso anche di microblading. Adesso creeremo una leggera sfumatura, sempre molto chiara, da un marroncino molto chiaro, da questa parte interna qui, sfumando un po' all'interno, proseguendo verso l'esterno. Applichiamo un po' di matita verde. Io scelgo quasi sempre uguale al colore dei miei occhi. E ho proseguito di qua. Adesso vado ad applicare un po' di illuminante. Prendo color champagne, sempre di Pixie, e vado a metterlo qui. Andiamo a posizionare sotto l'occhio. Ci siamo, lo portiamo un po' anche qui sulla punta del naso. Make up quasi terminato, l'ultimo tocco saranno le labbra, questo leggero illuminante. Raga, mi sento un abbraccio. Adesso prenderò una matita un po' più rosa e andrò a ripassare leggermente. Ecco qua, make up terminato. Io adoro questo effetto super semplice, anche perché per lo shooting che faremo oggi ci voleva una cosa molto sobria. E devo dire, è super approvato. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se questa trasformazione insomma vi è piaciuta, e soprattutto se proverete quei massaggi che vi ho mostrato. Mi raccomando, è super importante preparare la nostra pelle prima di un make up abbastanza comunque elaborato. Se guardate quanto è bella la mia pelle in questo momento, senza nemmeno un po' di fondotinta. Per questo appunto ci serve prepararla prima, per avere il risultato che tutti cerchiamo. Un bacione, alla prossima!